prossimo è un museo d'arte moderna e contemporanea a parte in America, Charlotte, North Carolina. Da TV Center Rancho Dartini Durban, America, Charlotte, una Carolina Meriove. Questa è la pianta della città, del nucleo centrale della città, in rosso il nostro edificio. Io ho la scanimetria e ci sono tutto dietro, forse metto più da te Sion. Qui vediamo una pianta, uscio in mia scanimetria e una sezione. Nella mia sezione. Come vedete l'idea è quella di creare una grande piazza coperta. Si c'è scritto, un'idea che c'è in potentatura al mio scelto ancia tombolua esterna al museo in modo da far vivere lo spazio interno della città. Porto molto già da voi chiesa negli asciutti che ci fai. Qui vediamo lungo la strada l'edificio che si trasforma in una copertura, si trasforma in un tetto per la piazza sottostante. Che tu so in fotografia in chiesa di fare prove con la testa vorrei singicul e si rimbulon cesci. L'edificio non è più un volume con una porta d'entrata, ma ha un grande spazio coperto che fa spazio di transizione tra la città e il museo all'interno. Dal team in due giorni a Dovini 10, conosci il Dovini 10, il Zilin Bulon Session, venni citati ne parla. Qualche immagine dell'interno. Di sapere Spagna e per la vicina. Siamo nel piano alto dove vi è questa grande spazio che si modella a seconda dei percorsi espositivi in quanto diceva una luce dall'alto. Tieni la chiesa una possibile contando che essa se si la modificò una vasta evenimento che c'è due, tutta misura lei dritta di la chiesa sì. Un altro edificio, un insieme di edifici che sto ancora completando, questa è la città di Treviso. E questo è la città di Treviso. Questa era l'area di una vecchia fabbrica delle ceramiche. Io lisce superfaccia e mia fabbrica e via con ceramico. E in rosso i nuovi edifici che si organizzano attorno a un grande spazio centrale che è la piazza. Con una topuce che è la chiesa terrea, così da vita la chiesa sempre giunta superfaccia si sciascesce. Qui vediamo una planimetria dall'alto, sono edifici di una grande densità urbana. Tu sai le planimetrie per questa grande tesa e gli uccelli fermati, va? E qui vediamo una fotografia di cantiere che mostra dall'alto la realizzazione di questo insieme. Perché tu sai le fotografie per questa grande tesa e si torna sciocchi lì per gioia e per basso. Collega con delle aperture verso la città del intorno. C'è il vivo di me, Daniele, sorretti tetici, non sorretti. Qui siamo invece a livello del pavimento, vediamo una delle entrate a questa piazza. Tu vieni in chiesa di Provence, tu sciogli in Yandel, Daniele, non scesci. C'è una chiesetta in fondo, una grande fontana che vediamo in primo piano e la piazza tutto attorno dove ci saranno dei negozi che cercheranno di animare questo grande spazio centrale. La chiesa ne porta il terminio Kish, il terminio Fontana, le parole che mi giocare, se ci vede per gli altri, già da lì, tutti via. Questa è una chiesetta ultima che ho costruito vicino ad Arezzo. Questa è la città storica con il suo asse, sull'asse della piazza. Io ho questa chiesa indietro, ci tengo linea che sai, me linea. L'asse di questo collegamento corrisponde all'asse della chiesa.
del Curisi, la Polinia, e sai dirie, non c'è per basca che dirie le chiesi. La chiesa è fatta da due abiti. Chi c'è anche per una due chiesi? Due abiti che si abbassano diventano una volta. Qui lo vediamo dentro nel paese, nella cittadina. Per due scuole fanno in banda. Qui lo vediamo sull'asse della piazza che la attraversa e incontra la chiesa. Due absidi. Due absidi. L'elemento laterale. Elementi anso. Piccolo campanile. Mesile nuove. Ancora laterale. Ancora chiesa d'ansolo. E sull'asse invece delle due absidi che si separano in mezzo. Del bicurismo e di absida che ti dà, non è? Per offrire questo spazio interno. Quello prova questa absida con bronce. È stato dipinto con delle parti da un pittore italiano, Sandro Chino. E ci tutto chi sa chi ne è stato il pittore mio compagno Sandro. In questo per finire è la biblioteca della Università della Tsinghua University a Pechino che è appena stata inaugurata. Io non so come biblioteca a Pechino e si la sa come si inaugurò. Questa è la planimetria nel campus. Io sto planimetria nel campus. Questo è il piano terra. E la spia sarà adesso. Questa è la sezione che mostra grande spazio centrale con i tre livelli di lettura superiore e gli uffici laterali. La chiesa c'è della strada, chiesa di centro, tre date canzone. L'immagine esterna con l'anello, il tamburo delle sale e dei vani di lettura e sul fondo invece gli uffici. Tania gli asmi i cuscioni di chiesa dentro terza, la chiesa nei prossimi basso misura. L'ingresso alla biblioteca del campus. Qui in una biblioteca nel campus. Qui siamo sopra e vediamo il tamburo del corpo principale della biblioteca. Il cuscioni si fanno in chiesa della biblioteca. Qualche dettaglio degli sguardi degli inizi di lettura verso l'esterno. Chi sa dettaglio c'era? Ancora delle immagini dell'esterno. A forma famigana e asma. E qui siamo dentro.